Eccoci, allora andiamo a scoprire la nuova Champions. Intanto vedete che lì in sovrimpressione c'è il timer che ancora non è partito perché la gara inizia alle 21. C'è anche la Fiorentina, dimenticavo in fase di presentazione, ma stasera c'è il ritorno del preliminare di Conference, la Fiorentina in Ungheria contro la Puskas Academia e si parte dal 3-3 dell'andata. Quindi la Fiorentina deve vincere, è un motto che piace tanto Furio, deve Non vincere solo la a me, Fiorentina, no, a tutti no, infatti, deve, anche perché perché un'esclusione adesso sarebbe sarebbe molto dannosa, grave. ma anche per il ranking generale, oltre che ovviamente per la Fiorentina, ma per tutti, no? Perdere una squadra in conference Ma già anche ad per il senso agosto. logico e comune, cioè la Puskas Academy con cui la Fiorentina è riuscita nell'impresa al contrario di pareggiare in casa 3-3 all'andata Subendo tra l'altro il 3-3 al e novantesimo. stasera si gioca il ritorno, è un'accademia scuola calcio, cioè è una squadra, Bargigia, che è molto generoso e di buon cuore all'inizio della stagione, poi si incattivisce, ma all'inizio della stagione è Parto ancora di buon cuore, piano, è questa partito. intanto è la formazione ufficiale con Cioè, la cui formazione della Palladino va a Fiorentina, De giocarsela. Gea, Martinez quarta, Amrabat, Ken, Ken, il Paolo capolavoro Amrabat. Ken. Cioè, Ponga la Cicci tra l'altro numero Amrabat non 2. doveva partire, Paolo. Eh sì, però secondo me non ci sono tanti tempi tecnici. Se gioca stasera, secondo me difficilmente. Fenerbahce, no? Dicevano di Mourinho. Sì, Il ma. tema è questa è una squadra che, per carità, non sto dicendo che sia il Real Madrid reincarnato, però è una buona Una squadra. squadra da finale in conference, infatti Dall'altra ne ha fatte due di parte fila. abbiamo una squadra che, Esatto. ripeto, è l'espressione di una scuola calcio, non ha neanche una città Non è sua. una città. Cioè, nessun giocatore di quelli in campo stasera della Puskas Academy è conosciuto, ma neanche la squadra stessa. Speriamo che la Cioè, è Fiorentina una di stasera quelle faccia il partite che suo. da primo turno delle Coppe Europee Tra di una volta, l'altro, Furio, tu te lo ricordi, quando andavi a giocare con le squadre con l'altro maltesi, Medias. cipriote e vincevi 6-0, 5-1 e cose del genere. Cioè, è Sì, un'impresa terzo. che la Fiorentina sia riuscita a fare No, solo ma 3-3 comunque, l'andata. innanzitutto gioca in Serie A, ma secondo me, ad esempio, non si sentiva la mancanza di De Gea e ne è ancora operativo, perché ha Tra l'altro, preso lui De tre Gea gioca gol. in Coppa, Terracciano in campionato, continua Sì, un ma po' De Gea in questo. gioco, ha finito di giocare in Coppa, Se escono ne ha stasera, presi tre. speriamo che non esca, insomma, la Fiorentina No, no, stasera, no, così io De ci Gea potrà mancherebbe, giocare però è ancora. stato. Tu dici, ha preso gol al Sì. Perdeva 93esimo. Il problema è che dopo 20, un quarto d'ora, 20 minuti era sotto di due gol, 2-0, sì. che mi sembra più grave ancora. Allora, vi faccio vedere i sorteggi. Andiamo squadra per squadra. Cominciamo dall'Inter, che era l'unica in prima fascia delle squadre italiane. Come è andato il sorteggio dell'Inter? Il sorteggio che non è più come una volta, non esistono più i gironi da quattro con le partite andate e ritorno. Adesso si giocano queste partite, quattro in casa e quattro fuori, quindi gare secche, non c'è andate e ritorno. L'Inter affronterà in casa il Lipsia, l'Arsenal, la Stella Rossa e il Monaco. Fuori casa invece affronterà Manchester City, Bayer Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga. C'è una classifica generale, quindi ci sono 36 squadre tutte in un'unica classifica, un po' come un campionato molto grande, no? Allargato. Ma cosa succede? Le prime otto passano direttamente, vanno ai Alla quarti fine di di finale. tutto, c'è la Esatto. classifica, le prime otto Vanno ai passano. quarti, direttamente Benissimo. ai quarti. Mentre dalla nona alla 24esima si formano di fatto quelli che si chiameranno play-off, ma che in realtà sarebbero i vecchi ottavi di finale, no? Con delle teste di serie tutto. Per cui è difficile non entrare nelle prime 24, è molto difficile anche entrare nelle prime 8, mettiamola così. Per cui, guardando un po' così, Ma Furio, scusami, dimmi. poi quelle dai playoff, quante squadre vengono La metà, promosse? altre 8. Altre 8. Quindi poi Sì, dopo, fanno gli ottavi quindi praticamente, 24. fanno gli Esatto. E ottavi. l'altra Arrivano i sedicesimi, gli ottavi di vengono finale. eliminate. Esatto. Abbiamo visto il sorteggio dell'Inter, che dite? È andata bene, è andata male, Furio? Ha preso dalla prima fascia il Manchester City e il Lipsia, quindi una molto forte, una se vogliamo che volevano trovare un po' tutti. Ecco, forse in seconda fascia vai a prendere Arsenal e Bayer Leverkusen, che sono due Esatto. avversarie Io ostiche. penso che forse sono ancora un po' vintage come al solito, però il fattore campo ha un suo perché. Sicuramente. E bisogna sicuramente come minimo vincere tutte quelle in casa e poi cercare di fare bene fuori. Penso che sia un po' ancora una regola comune, nonostante questa rivoluzione, Sì, penso. guardando così le partite fuori casa,
le due trasferte di contro lo Young Boys in Svizzera e lo Sparta Praga, Paolo, sulla carta non sono impossibili, sì. Cioè l'Inter potrebbe fare anche molto bene e riuscire a puntare alle prime otto. Secondo me può far bene, non dimentichiamo che la scorsa stagione ha fatto finale di Champions. Era uscita male, però contro l'Atletico Madrid, ti ricordi? Quest'anno. Io dico la stagione precedente, scorsa, nel senso non questa. Poi ho letto le parole di Marotta poco fa, che dice: noi abbiamo costruito l'organico per andare, cioè l'obiettivo è andare nelle prime otto, non passare. È troppo importante a livello economico. Cioè, nel senso che c'è una distribuzione maggiore anche di soldi, no? Con questa formula allargata. Il primo turno vale un'ottantina di milioni, Credo 70, sì. Mi dicevano. No, 70, se vinci 70. La Champions sono 150 milioni, solo ovviamente devi vincerla, quindi è molto difficile. Sì, ma attenzione, però ad esempio, ho letto addirittura che ci sono dei premi per i gol. Cioè c'è un premio in denaro per il numero di gol che segni in questa prima fase. Quindi hanno cercato, no, Fabio... non dico di fare una Superlega, però forse si è cercato di fare una nuova Champions un po' più accattivante fin dalla fase a gironi. Diciamo che rispetto al termine evocato di Superlega, questa è un'operazione, è un'operazione UEFA che di fatto depotenzia e disinnesca ogni possibilità nel breve medio periodo di Superlega. Rispetto al concetto della Superlega portato avanti da Agnelli prima della sua dipartita dal mondo del calcio, è rimasto il concetto della meritocrazia, cioè a questa Champions allargata ti qualifichi certo. E non partecipi per diritto perché sei degli organizzatori. Vabbè, ma poi era stato rivisto quel concetto. Questo è rimasto ed è il concetto più grosso. La seconda novità a cui dobbiamo abituarci, che sarà un cambio epocale come quello dei tre punti, quando noi che abbiamo una certa età, guardo Furio, guardo anche Marcello, anche no, ma guardati tu che sei bianco, che sei di tre età, ma parla Babbo Natale, abbiamo qua 19. Anche lui che è un Highlander con questo look, non si nota bene l'età, ma ce l'ha i suoi anni. Noi siamo cresciuti col calcio dei due punti per vittoria. Quindi il punto andava quando ancora c'è bene, stata no? I tre punti è stata una rivoluzione. La Coppa dei Campioni. Ecco, è la Coppa delle Coppe. Con i due punti, se pareggiavi ogni partita ti salvavi, Esatto. C'erano degli adesso allenatori espertissimi in quello, l'indimenticato professor Scoglio era uno che con i pareggi, un punto per partita si salvava. Invece su questa falsariga la grande rivoluzione culturale a cui dobbiamo abituarci adesso è non ragionare più in termini di girone, ma appunto in termini di calendario. Classifica. E secondo me, e chiudo, ci sfugge ancora, ma perché non l'abbiamo ancora mai vissuto, cominceremo a vederlo durante la stagione, il fatto che è importante non solo il calendario della singola squadra, ma anche il fatto che si va in un girone unico. Quindi, paradossalmente, se negli altri gironi ci sono squadre che perdono, vincono, si rubano punti tra di loro, anche un andamento non eccezionale ti può mantenere in linea di galleggiamento, perché non sei all'interno di un girone, ma sei all'interno di una classifica unica. È meglio non farli questi calcoli, perché poi certo alla fine... non da fare calcoli. Allora hanno però... fatto credo proprio per questo, no? Perché è più complicato la cosa, cioè, che si diceva è nei gironi tante volte molti gruppi si decidono già dopo due o tre giornate, no? E quindi poi il rischio è che le ultime due o tre siano poco interessanti. Aver eliminato il doppio nel pareggio, pareggio fuori casa. Però questo valeva solo dagli ottavi in poi, No, ma poi anche molto più complicato per gli avversari che affronti. Non c'è il doppio, appunto. E quindi ha anche costretto le squadre ad avere un altro tipo di atteggiamento. Ma devi sentire anche Elena, intanto anche sul percorso dell'Inter, sulle squadre che ha trovato, poi sulla nuova Champions, cosa ne pensi? Io penso che l'Inter riuscirà ad arrivare abbastanza tranquillamente nei primi otto, perché l'unica partita veramente difficile che vedo è quella col Manchester City. Perché è nettamente più forte dell'Inter e Manchester City. Con le altre se la può giocare tranquillamente, sia con l'Ipsia, col Bayer Leverkusen che con l'Arsenal, secondo me. Sì, il vantaggio che l'Arsenal lo incontra in casa, ed effettivamente l'Arsenal storicamente ha sempre fatto grandissime prestazioni in casa molto meno fuori, anche se credo che i tifosi dell'Inter si ricordino un 5-1 dell'Arsenal a San Siro. Sì, me lo ricordo anche io. Sì, tripletta di Henry, che fece una partita clamorosa. Marcello?
Sull'Inter? Sì. Ma l'Inter, cioè, secondo me, almeno quella in casa che ho visto che deve giocare, al massimo ne può pareggiare una, ma vincere tutte le altre. Lì, per me, Arsenal, per me fa filotto. Per me fa filotto. Di tutte? L'unica secondo me, un po' complicata è proprio l'Arsenal, ma secondo me potrebbe far filotto. Fuori casa, a quel punto, vinci con lo Young Boys e lo Sparta Praga, le altre due... Beh, il Manchester City non so perché è sempre complicatissimo andarlo a affrontare, sì. Quindi potresti anche perdere. Ma il Leverkusen, secondo me, se lo gioca. No, un calcio di cui sottovalutiamo, no, Fabio, il fatto che magari tu giochi con lo Young Boys, che però si sta giocando, adesso vado a caso, il 22esimo posto, cioè quindi può andare ancora ai play-off. E quindi magari ti diventa una, non dico una finale, ma... Certo, e la spinta, diciamo, allo spettacolo è data proprio dal fatto che un calcolo che ho sentito fare, di cui ho letto, prevede che con 17-18 punti sei, non dico certo, ma hai ragionevoli possibilità di essere nei primi 8. Okay. Però 17-18 punti vuol dire vincerne 6 oppure vincerne 5, certo. Pareggiarne 2, perderne una. È già un bel percorso, insomma. Scusa Fabio, ma i giorni canonici restano il martedì e il mercoledì, nonostante il numero comunque delle partite. Tranne la prima settimana, che si giocherà anche il giovedì. Cioè per la prima settimana sarà tutta per la Champions, poi invece si ritorna con la formula normale. Rischia di essere un po' affollato. Tra l'altro domani ci saranno i sorteggi anche di Europa League e Conference, e anche l'Europa League ha questa formula qua, quindi anche lì c'è un cambiamento. Se non sbaglio invece la Conference ha mantenuto ancora la vecchia struttura, però poi insomma lì vediamo... E se ci riguarda, speriamo nella aggiungiamo Fiorentina. Parere personalissimo, è stato eliminato quel meccanismo obbrobrioso del ripescaggio in Europa League per la terza qualificata dei gironi di Champions League, è stato completamente eliminato, che falsava clamorosamente il torneo. L'Europa League, certo. Perché vuol dire che dopo i primi turni ti arrivavano delle terze qualificate di Champions League, che quindi sulla carta erano squadre potenzialmente in grado di vincerla, l'Europa League. Nei fatti meno. Più sulla carta. Sulla carta comunque, cioè a me non piaceva, sarò anziano di mio, ma l'idea di un torneo che comincia con un certo panel di squadre e poi a un certo punto ne cascano dentro altre 8, non piaceva per niente. Però non è che quelle che cascavano dentro le 8 avevano un percorso semplice. Ho detto che avevano un percorso semplice. Se sei qua, ascolta bene quello che sono venuto a dire. Perché ascolto bene. Di solito hai la scusa che il collegamento non funziona, eccetera. Ma francamente, sei qua, leggi le mie labbra e ascolta, soprattutto comprendi le parole. Ma perché sono arrivato? Io francamente preferivo starmene a casa mia, così non lo sentivo meno. Ma poi andare al piano di sopra e nella redazione. No, ma io quello che voglio dire cioè, molto spesso anche quelle che ricadevano dentro le ripescate, non è che avevano questa la passeggiata pratico, di salute da fare, no? Spesso magari agli ottavi ha vinto un sacco di volte scendendo dalla Champions, ci veniva eliminato nel girone e poi la vinceva. Per carità, con tutto rispetto parlando, io ho iniziato dalla prima categoria a seguire le partite di calcio, però il fatto stesso che ci sia una formazione, adesso parlo di Puskas che ha la possibilità di arrivare a certi livelli, dovrebbe essere un pochino controllata, perché poi ti ricordi lo Sheriff che a un certo punto aveva battuto, ecco, poi dopo non esiste più praticamente, ci sono queste situazioni che Real Madrid. Vanno Real Madrid a Madrid. Il bello del calcio romantico, dai una possibilità anche a squadre. Questa cosa del calcio romantico, dai la possibilità, alla fine hanno fatto una Champions League con tutti contro tutti, che se facevi la Superlega era ancora più interessante. Sì, ma lo Sheriff me è rimasta sul merito e non sulla partecipazione per censo. Ma non è come dici Elena. Ma non è come dici tu. No, volevo dire che l'atteggiamento che è nato dalla Superlega ha portato l'UEFA a fare, secondo me, una competizione intrigante, perché a vederla così a me sinceramente mi affascina, nel sapere che non ci saranno dei gironi, che poi ad un certo punto, magari dalla terza quarta partita, le partite sono abbastanza scontate, no? Qua può succedere di tutto, nelle squadre che possono qualificarsi, diciamo, da metà classifica in giù. Tutti combatteranno fino all'ultima partita. Secondo me è molto interessante. Poi sono state aumentate le partite, Paolo, perché da 6 si passa a 8. Addirittura leggevo che in realtà i club ne avrebbero volute 10.
però si è trovato questo per avere più soldi, per avere più soldi, certo. Si lamentano i giocatori, non i club. È l'associazione dei molto calciatori. Sì, però Fabio, vuoi giocare meno? Rinuncia al 30%. Non so, tu non sei d'accordo probabilmente, ma il 30% in meno, giochi meno. Ti riposi, ma no, fai cioè, tua vacanza. Infatti, se perché fosse se passato, di più è per guadagnare Furio, di fosse più. Passato il concetto della Superlega, la Superlega infatti diceva facciamo più partite di Champions, che sono quelle più interessanti, che la gente vuole vedere, però, no? Però e riduciamo i campionati. Senza quali... sì, di ma infatti noi da tempo che però dici, cosa stiamo dicendo? Che in Serie A bisognerebbe ridurre le squadre a 16. Allora, se riducessimo 16, già il campionato 18, a 16 squadre, ma 16 come era quando avevamo ragazzi, i capelli io e te? In Liga 20 squadre, cioè, in Premier 20 squadre, in Francia 20 squadre, l'unico campionato della Germania che ne ha 18. È una decisione che devi prendere a livello UEFA. Certo. Sì, però glielo devi, no, beh, glielo devi imporre. Marcello, però quella cosa lì del calendario è una roba tua, è Lega, sì. Federcalcio. Comunque leggevo, sì. No, da Gravina. Sì, però se hai 20 squadre, 19 giornate più 19 le devi fare. Sì. Se sì, ne hai 16, sì. Sono 15. Ma se ne hai 16, i diritti TV sono più bassi. Come diceva Furio, cioè meno partite uguale no, meno soldi. No, perché tu aumenti le partite della Superlega, della Lega. Superlega non c'è, però questa mi devo fermare, devo andare in pubblicità. Domani Inter-Atalanta, Inzaghi col dubbio Lautaro, Gasp, Punge, Zaniolo. Andiamo con ordine, partiamo dall'Inter. C'è il dubbio di Lautaro Martinez, che sta facendo di tutto per giocare questa partita, e credo che a questo punto, insomma, la giocherà. Almeno vediamo la probabile formazione dell'Inter che abbiamo messo in grafica. Il dubbio è quello lì. O Lautaro o Taremi, per fare coppia con Thuram. Marcello, Lautaro diciamo che ha un peso, no? Cioè, quando lui vuole una cosa, tendenzialmente il capitano, insomma, quindi... Però c'è anche chi dice siamo solo ad agosto, perché rischiare magari un problema muscolare più lungo, no? Tu come la vedi? Secondo te farebbe bene Inzaghi a... Dipenderà molto da come si sente Lautaro. Cioè, se Lautaro si sente di poter giocare, gioca sicuro. Se alla fine anche lui ha dei dubbi, allora magari subentra il ragionamento che hai fatto tu. Io personalmente con l'Atalanta a Bergamo... A San Siro. Io personalmente metterei Lautaro, però bisogna vedere, ripeto, come sta. Come la vedete partita? Perché l'Inter senza Lautaro è un'altra Inter. L'abbiamo visto anche con Lecce, che non è stato un avversario impossibile, però ha faticato di più. Tu dici Taremi non è... Col Genoa, anche se ha pareggiato col Genoa. Vedo che non dice niente. Anche se ha pareggiato col Genoa. Calcio di rigore per l'Accademia al minuto 94. Beffa clamorosa. Ranieri, mani nei capelli, dice no, assolutamente non l'ho toccato. Ora però vediamo se... sta andato ormai. Se ha ragione Ranieri oppure no, perché... Non dire che si dispera così. L'arbitro è andato diretto sul dischetto, Ranieri secondo giallo ed espulsione, oltretutto. Ranieri espulso, hai ragione, giallo. Se si va ai supplementari si gioca in 11 vediamo. Rigore netto. Ma questo è rigore. Rigore nettissimo. La mano sulla spalla gliela mette, questo è sicuro. Rigore nettissimo. C'è anche l'altro che trattiene, un altro giocatore. Rigore, ma tra l'altro qui non capisco neanche guarda, bene tira la maglia, questo intervento, dai. Perché la palla stava andando a De Gea. Ma guarda, rigore. Ma la mano, la palla, la maglia. Rigore netto. Dicevo, col Genoa, paradossalmente, però con Lautaro in campo, l'Inter aveva fatto una buona partita. Anche la pareggiata, se Lautaro era sembrato molto fuori forma. Sì, però, ma Lautaro è un riferimento. Sì, sì, chiaro, Lautaro è fondamentale. Paolo, credi che sia una partita ostica per l'Inter? Ce la vedi da tripla? Sì, l'Atalanta, l'ha detto anche Gasperini, non ha mai avuto fortuna, non ha mai fatto bene a San Siro, no? Recentemente con l'Inter. Però, secondo me, è una partita complicata, anche se nella fattispecie Taremi forse è il giocatore che sta dando più garanzie ad Inzaghi in questo momento, no? Anche nel precampionato, se non ha fortuna, l'ha fatto molto bene Taremi. No, ma anche nel ruolo di uomo squadra, cioè pronto a fare l'assist, a giocare con i compagni, cioè è stata subito una bella conferma, quindi credo che adesso poi non le so le ultime informazioni, però credo che potrebbe in questa fase con un Lautaro non al meglio non farlo tanto rimpiangere. Secondo me per l'Inter non è una diminuzio non avere Lautaro in questo momento della stagione, la penso diversamente da Marcello, ma non in valore assoluto. Tu dici per questa partita qui. Per questo sì e per il Lautaro di adesso. Rigore confermato, il VAR ha confermato, quindi calcio di rigore per l'Accademia, lo va a battere Colley e qui di fatto è la palla decisiva della partita.
Se l'Accademia fa gol si va ai supplementari. Che la Fiorentina giocherà con l'uomo in meno. E che la Fiorentina giocherebbe appunto con l'uomo in meno per l'espulsione di Ranieri, vuol dire giocare insomma, 10 contro 11. Ma poi è anche un intervento veramente scomposto. Sì. Ma che gli tiri la maglia e poi gli metti anche il braccio in faccia. Cioè, francamente. Non vediamo, puoi non darlo, aspettiamo solo il fischio dell'arbitro, c'è De Gea in porta che insomma... Non è Colley, non è Colley, è vero, non è lui. Colley ha subito il fallo. Colley è quello che ha subito il fallo. 96esimo, l'arbitro dice ai giocatori di rimanere fuori dall'area, ovviamente sul calcio di rigore. Certo che la beffa c'è, perché è vero che l'Accademia se lo merita un gol, però si è arrivato praticamente all'ultimo secondo rigore, di partita. Se c'è, è regalato la Fiorentina. Se c'è, esatto, l'ha regalato la Fiorentina. Fischio dell'arbitro, vediamo un po', calcio di rigore segnato, quindi l'Accademia pareggia con questo calcio di rigore, Maggi, e quindi si va, credo, ai supplementari, insomma ancora un minutino mancherà di partita, però... 4-4 è il... Che è clamoroso comunque come si fa a buttare totale, via una partita. Inconcepibile. Veramente incredibile. Soprattutto l'atteggiamento della Fiorentina, che in vantaggio di 1-0 nel finale, cioè ha difeso con 11 uomini in area. E poi alla fine è venuto fuori il rigore. No, ma anche l'intervento era sul... Come fai a buttarti a urlare? Non ho fatto niente. L'intervento è sempre un episodio. Io guardo più l'atteggiamento. Certo. Cioè, sei in vantaggio 1-0, devi giocare sul contropiede, perché questi si devono scoprire, devi tenere palla. No, difendere in 11 in area lasciando tutto il campo agli avversari. Ma poi come fa Ranieri a disperarsi in quel modo? Dire, no, sì, io insisto nel dire che però mancavano 40 secondi, cioè spazi via una palla e è finita la partita. Vabbè. Anche perché se ti appoggi sull'attaccante quantomeno gli dai fastidio. Volevo dare un piccolo aggiornamento di mercato, siccome in apertura avevamo detto di questa trattativa nel pomeriggio tra Juventus e Napoli per Arthur, invece in questo momento si è un po' fermata perché sembra che Napoli si sia tirato al momento indietro. Ah, ok. Forse perché, almeno da quello che si capisce adesso, però ovviamente nulla di definitivo, forse hanno avuto il ripensamento perché vorrebbero fare una cessione prima di chiudere Arthur. È ovvio che manca poco, poi magari domani la rimettono in piedi, però in questo momento si è fermata. Se davvero si fermasse anche Arthur, secondo me le speranze di vedere Sancho sarebbero poche. Certo, se non parte Kostic ci dicevi, ma se non parte neanche Arthur è chiaro che diventa complicatissimo. È l'aggiornamento di adesso, poi ripeto, c'è tutto domani ancora, domani fino a mezzanotte, quindi proprio una giornata piena, ma secondo qua 25 ore, nelle ultime 25 ore. Può 25 fare ore, che tanto hai deciso. Che tanto 25 ore. No, invece io ti annuncio che domani sera non solo succederanno cose, ma noi ve le racconteremo, perché qui ci sarà Paolo Bargigia, ma avremo anche il collegamento dall'hotel Sheraton. Quindi domani grande puntata di Netflix Calcio Show per seguire l'ultimo giorno di mercato e per seguire Inter-Atalanta, perché poi c'è questa partita. Come la vedi te, Furio? Ma sai, l'Atalanta non può perdere perché ha perso anche malamente contro il Torino. L'Inter è meno, quindi pareggia. Sì, c'è questo rischio, ma c'è anche il fatto che l'Inter non è stata brillante contro il Genoa. E no, tantomeno... contro il Genoa è stata brillante, devo dire. Io ovviamente la partita l'ho vista e l'Inter, quell'Inter... ha fatto degli errori individuali in difesa clamorosi. Beh, ma allora, non è stata brillante. Visse che il portiere. Sì. Errori individuali, sì, però, però attenzione, scusami, ma Genoa, molto più brillante Genoa, di Lecce. Il Genoa era mutilato, aveva 3 giocatori in meno rispetto a quello. Non aveva Zaniolo e Gudmundsson. Non aveva Gudmundsson, neanche le punte, e poi c'è anche un altro dettaglio che comunque io ho visto i voti a Gilardino, gli hanno dato tutti 7 perché ha confezionato una partita, certo, poi però al 95 siamo in zona Champions League dopo aver espugnato ma oltre a questo però siamo in zona Champions League, oltre a questo c'è il fatto che Gilardino ha dimostrato di essere ancora meglio di quello che era, perché con una squadra così, hai visto, poi dopo è andato anche a vincere la seconda partita, quindi evidentemente non è un caso. E tu lì avevi visto un Inter in difficoltà o non ti era in piaciuta? Difficoltà, la partita la devi chiudere e soprattutto i due errori, due professionisti dell'Inter non devono fare quello che hanno fatto
sia Sommer sia invece soprattutto Bissek, perché Bissek. Il portiere può anche succedere che sbagli e una la volta, cosa, e la cosa Bissek, che mi inquieta, che mi lascia perplesso, stasera, che il giorno dopo Sommer ha detto addio alla Svizzera, alla nazionale, e gli mancano solo 6 partite per arrivare a 100 partite. 100 partite nazionale le vorrebbe fare chiunque, quindi vuol dire che si sente un pochino in difficoltà o comunque deve stare attento. Contro il Lecce, che sembrava fosse un sacrificio già annunciato, sì, innanzitutto il Lecce ha tenuto bene, poi è chiaro che 2 gol ci stavano. Il Lecce di quest'anno non mi sembra un grande. Sì, però sai, hai affrontato. Ha tenuto bene dopo 4 minuti di tempo. Però poteva essere un altro 4-0. Quando dici il Lecce ha tenuto bene, dopo 4 minuti era già sotto. Sì, cioè, ma rischiava di essere una goleada. Mi sembra i Pioli, per i primi 4 minuti non erano entrati in area. Un conto è essere il derby, un conto è il Lecce che ha perso 4-0. Non ha perso 4-0, va bene, ma voglio dire, cioè, sì, ripeto, perché non è stata una grande minuti Inter, la partita era già non ha perso 4-0 perché non è stata una grande Inter, ma il Lecce io l'ho visto quasi simile a quello che aveva incontrato l'Atalanta, ne aveva presi 4. Elena, che dici su Inter-Atalanta di domani? Io penso che sarà una bella partita dove entrambe le squadre cercheranno di vincere e giocheranno a viso aperto. Su Lautaro torno un attimo a quello che diceva Marcello prima. E non credo che sarà il giocatore a decidere se è disponibile o meno, perché di solito pre-partita c'è l'allenatore che insiste perché il giocatore infortunato possa essere utilizzato, il medico sociale che magari è titubante perché sa che non sta ancora bene e quindi non vuole autorizzare che l'allenatore lo schieri, il preparatore atletico idem, e quindi bisogna bilanciare queste situazioni. Non credo che siano i giocatori che dicano sono pronto, me la sento e gioco. E Taremi, secondo me, comunque contro il Lecce ha giocato molto bene. A me mi ha stupito, sinceramente. Non me l'aspettavo il giocatore che si è dimostrato. Quindi penso che sarà una bella partita, sia che giochi Lautaro, sia che giochi Taremi. E da Gasperini mi aspetto sempre qualsiasi cosa positiva, perché riesce sempre a stupire con le prestazioni dei giocatori dell'Atalanta, e nella partita contro il Toro secondo me bisogna fare complimenti al Torino che ha giocato molto bene. Questa è l'Atalanta, la probabile di domani, vedete, con Brescianini. Ah, Bellanova titolare? Sì, pare di sì. C'è un problema abbastanza grosso in difesa, però, perché c'è Ian con l'influenza e quindi probabilmente domani verrà abbassato De Ron. Come nella scorsa stagione succedeva. Come nella scorsa stagione, sì, diciamo che ancora non è l'Atalanta al completo.